Bella a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Oggi sono a Napoli e insieme al mio grande amico Giovanni Fois. Mi chiamo Paolo Cagliostro. Ok, siamo a Giovanni Fois. Perché siamo romani e andiamo a mangiare carbonara a Napoli. Esatto, faremo questo. Siamo venuti a Napoli e stiamo andando a mangiare tre delle carbonare più quotate di Napoli. Allora tu dici, vieni a Napoli che tutta roba che c'è te magni e carbonare. Le carbonare? Sì, sì. Siamo pazzi, lo stiamo facendo questo perché la cultura enogastronomica romana sta invadendo letteralmente tutto il mondo e quindi pare che qui a Napoli... Tranne Milano. E quindi pare che qui a Napoli ci siano tre carbonare che sono talmente buone che potrebbero essere buona quasi come la mia, sicuramente non come quella di Giovanni, perché si sa, Giovanni fa la carbonara più buona del tubo. Andiamo al Vomero a mangiare la prima carbonara. Dai, a dopo. Non potevo non provare la carbonara degli amici di Golosius in via Domenico Cimarosa da Pizza e Cucina. Posso dire una cosa? Sì. Ma se in tutti i ristoranti vado in cucina e la cucino? Ci cacciano dopo 3 secondi. Va bene. Andiamo a vedere come viene fatta la carbonara e la cucina di Golosius. Assolutamente. Sono proprio curioso. Assolutamente. Diciamo. Anche perché qui sono amici nostri e ci fanno registrare dentro la cucina. Allora, iniziamo mettendo il guanciale, giusto? Giusto. Allora, guancialotto. L'ho fatto bene. Ok. Lo mettiamo a rosolare a fuoco lento. Questa è la carbocrema, giusto? Sì. Madonna, ma quanto è densa? E dietro c'è pepe, pecorino e uova, e tuorlo. Esatto. E basta. Top. Ci abbiamo lo chef timido, quindi vi spiego. Stiamo andando a far rosolare il guanciale a fuoco bassissimo. E quando sarà croccante, scoliamo la pasta che tanto abbiamo messo sotto. Madonna, raga, ma guardate sto guanciale. Guardate qua il grassetto che tira fuori, mamma mia. Con un po' d'acqua di cottura. Esattamente. Ci lasciamo tirare fuori bene l'amido, raga. Oh, chi si vede? Sei andato a controllare? Sono andato a vedere se è tutto a posto. Quando senti il profumo? Essendo il maestro della carbonara. Ah, ok, il maestro della carbonara. Guarda qua, tua. È già cremosa prima di aver aggiunto la carbocrema o pecorino. Questa tecnica la sapevo. Top. Con padella bella calda vediamo un po' l'aggiunta della carbocrema. Sicuramente. Voglio vedere anche l'impiattamento, certo. Faccio vedere questo rosso. Sì. Voglio anche questa piatta a casa. Ruberò tutto la Colossus. Madonna. Che ne pensi? Fra, il livello è alto. Vai. Senti, me ne posso chiedere una grattata di pepe extra? Cioè, dammi una di più. Io ho un problema col pepe, capito? Se da 1 a 10 ne resti 5, a me ne dà 6, 7. Ha capito? Top. Dal lato. Eccola qui finita, ragazzi. Guardate che bella. Joa! Devo dire che anche sul tuo canale ci sono video interessanti, eh. Ha provato? Io non ho mai provato la carbonara di Colossus. Però la vedo molto classica, senza troppi fronzoli, senza troppe rivisitazioni, okay. Un botto di pepe che ha chiesto te. Bella cremosa, giusta, perfetta direi. Ok, ora ti passo il telefono e mi fai il video mentre l'assaggio. Tu tanto non la vuoi, giusto? L'hai già guardata abbastanza, non la devi assaggiare. Senti per forza. Bravo. Oh. È arrivato il momento, ragazzo. Facci vedere il romano che è in te. Ho detto porca. Raga, il livello è alto. Un guancialotto bello croccante, succoso, super cremosa. La pasta è al dente. La carbocrema è fatta bene. Per i locali che verranno dopo sarà difficile mantenere il livello, eh. Porco due. Voto da 1 a 10 calcolando che la tua è. Calcolando che la mia è un 9 perché si può sempre migliorare. Questa è un 8 e mezzo. E quindi è sotto la tua? Bra. Lo stai dicendo davvero? Qualsiasi carbonara è sotto la mia, anche la tua, bra. Attento a chi sfidi. Attento, perché Gian ha già preso gli schiaffi. Attento. Gian è del sud.
Jared del sud, che tu dove sei? Del nord? Sono del centro. Sono del centro. Ma va a cagare. Lo scatola per la carbonara. Quello che sentite masticare in sottofondo sono io, eh. Carbocremo, manciare. Credo che neanche a Roma sia facile trovare carbonari così buone. Cioè me ne vengono in mente veramente forse a livello di questa, boh, massimo 4. Ui. Mi ha fatto vedere il fazzoletto. Se la mia è un 9, questa è un 7,5. Ti spiego. Carbocrema perfetta. Sale perfetto dentro, non è troppo salata. Si sente bene, si sentono bene tutti i sapori. È veramente buonissima, chef. La stavo commentando. Solamente il concetto mi piace leggermente più cicciotto. Andiamo a piedi al secondo locale, così smaltisco un po' di carbonara. Non sono ancora pieno, però sento che quel momento arriverà presto. E Giovanni non mi sta aiutando perché non mangia mai niente. Portacci tua. Siamo appena arrivati da Carbonà, vicino a Piazza Vanvitelli, e abbiamo fatto poi 500 metri. Da Colossus, circa 400 metri. Abbiamo fatto circa 400 metri e niente, raga, dovevamo assolutamente venirci perché è si super chiama Carbonà. Carbonà, cioè, se non la fanno buona loro è follia, e comunque è super quotata, ho visto forse centinaia di post su Instagram in questi mesi che è aperto, quindi andava provata. Il piatto si chiama Sua Maestà Carbonà. Ma dov'è? Quindi la ordiniamo e ve la facciamo vedere. È arrivata, ragazzi. E come abbiamo letto è take away, quindi in questa scatola pratica e comoda per mangiarla in giro. Sono cubetti di guanciale. Interessante, non listarella, cubetto. Questa potremmo mangiare pure take away. Take away, però facciamo che fare il video con una mano, mangiare con l'altra, potrebbe risultare difficoltoso, che dici? Ok, rimaniamo qui seduti. Mi hanno già ascoltato. Grazie. Com'è, Gio? Ti ammolla? Ho capito perché si chiama carbonara. Comunque con me colpisce dritto al segno. Pesa il tornarello, però. Ci tieni al tornarello? Ci tengo particolarmente al tornarello. La finisco e vi dico il mio giudizio tra poco. Sei un idiota, manco mangia, sai. Perché a me mi sei spezzata, a te sì? Perché io sono più potente. Oh. Fateci sapere nei commenti chi è più potente secondo voi, se Matteo o Giovanni. O Gionanni. O Giorgio Vanni. Senti che cremina, eh. Ma buon appetito. Raga, non sono un amante del guanciale tagliato a cubetti. Ma questo è veramente buono. Super cremosa. Col tornarello poi, raga. Chi dice che uovo su uovo non sta bene, capisce? Se posso trovarti un difetto grande è il guanciale per me. Perché il guanciale deve essere grande, si deve sentire quando lo mastichi. In questo caso senti molto la carbocrema, che è veramente veramente buono. Però a me secondo me perché c'è proprio un sacco di carbocrema, guarda, c'è un sacco. Un secchio, guarda qua. Tanto. Non è detto che debba essere per forza una cosa negativa. Allora, per farvi capire quanto la carbonara sia una cosa estremamente soggettiva, vi dico che io a questa carbonara do dei punti extra per il guanciale, e invece Giovanni proprio per il guanciale dei punti glieli toglie. Quindi, raga, è impossibile e sarà impossibile scegliere qual è la più buona. Tranne posso quella dire... che faccio a casa. Esatto, tranne quella di Giovanni, che è indubbiamente la più buona, sarà impossibile dirvi qual è la più buona. Quello che poi vi posso dire sicuramente è di venire a provare, intanto sicuramente quella di Colossus, sicuramente anche questa. Tra poco ci alziamo ed andiamo alla terza, che tanto è tipo a 500 metri da qua. Tutte e tre vicine, quindi sto carbonara tour, io fossi in voi, me lo farei. Gio, ti ho portato... Scommetto che se mangiamo la carbonara. Non te lo saresti mai aspettato? Ma nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Fortissimo. Allora, siamo venuti a provare la terza ed ultima carbonara di oggi prima che ci esplode il fegato. Siamo da 100 gradi pasta barra via Solima. 101, certo. Solo 100 sono gradi. Sono una persona con le batterie più squallide di questa natale. Sì, infatti, rimani qui, io vado a mangiare la carbonara. Allora, raga, andiamo a vedere questa carbo. Che formato di pasta particolare? Questo che formato è? È un maccherone rigato.
fatto da noi, abbiamo le trafile. Io l'avrei chiamato mezza manica speciale, e invece questo è un maccarone rigato, e niente, lo fate voi. Esatto, in cucina. Solo semole e acqua. Spettacolo. Poi super carbo crema, guancialotto, vabbè, però basta, l'assaggiamo. Già, ma già hai scaldato la forchetta? Sei assurdo. Andiamo. Madonna, raga, ma quanta carbo crema c'è? È affogato. Dovete sapere una cosa, ragazzi, io non so mangiare con le forchette, mangio solo col cucchiaio. Faccia perplessa. Allora, la pasta in sé. Posso dire una cosa prima? Bellissimo, stiamo girando con un iPhone, ma lì c'è una fotocamera. Sì. Fa molto ridere. 10 iPhone. Ma perché stiamo girando col telefono? Perché questo è più comodo. Ok. Allora, la pasta è veramente veramente buona. Si sente che è artigianale. La crema ci sta. Il guancialotto buono. Iper mega super raccomandata. Ah, è raccomandata, quindi non è consigliata? No, è raccomandata. Ok. Ma posso mangiare anch'io? No. Ciao Giù. Dai, vai giù. Tanto se la magna, fa finta, raga. Fine, adesso ho finito con le altre carbonare. E sono pronto a finire anche questa. Esatto, ho finito lo spazio nello stomaco. Giù, mangiare la carbonara. Da notare, ragazzi, che Giovanni sta mangiando la carbonara, però poi ha preso la Coca-Cola Zero. Bravo Giù. Dietetico. Ci tengo la linea. È perché non mi piace la cuore normale. Allora, è la più particolare delle tre, una pasta quasi diversa perché è artigianale ovviamente. Carbocrema di altissimo livello, veramente buona, ma la pasta che fa tutto. Vero? Tutta la crema dentro. Particolare. Particolare. Molto particolare, sto maccarone rigato. Yammolla. Lo segno. Prossimo acquisto per casa di Giovanni, una macchina per trafilare la pasta al bronzo ogni volta che ne ha voglia. Forno per la pizza. Sì. Il barbecue gigante. Sì. L'impastatrice. Sì. E questo per fare. E un'altra casa, perché mi sa che ti basta. Sta calmo. Certo che posso dire una cosa. O cacci Emanuele, oppure sai che potessi fare? Parcheggia la Tesla per strada e dentro al garage fai un laboratorio di cucina. Ho già due garage. Che ci vado a prendere un terzo? Esatto. Chi è che non ha tre garage al giorno d'oggi, soprattutto a Milano? Con chi una è... macchina sola. Esatto, chi non ha tre garage? Allora ragazzi, ci tengo a fare una precisazione. Non pensavo di trovare delle carbonare così buone a Napoli. Quindi se siete di fuori e capitate qui, assolutamente provatele. Se invece siete di Napoli, non avete scuse. Allora ragazzi, questo video può ufficialmente dichiararsi concluso qui. Spero che vi sia piaciuto. Condividetelo con gli amici, mettete like, commentate, fateci sapere se secondo voi siamo stati bravi oppure c'è qualche carbonara che non abbiamo provato e dobbiamo tornare a provare. Seguite Giovanni su YouTube perché è quasi arrivato a 1 milione. Sono 2 mesi e sta quasi a 1 milione. Frate, 900.000, 1 milione. Si spera di arrivarci presto. Venitemi a seguire su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.